ci sono stati e ci sono tuttora diversi approcci per l'interpretazione del testo biblico, per l'interpretazione delle sacre scritture. Vi sono diversi approcci che possono essere quelli storico-critico, allegorico, se vogliamo anche quello che approfondisce la filologica del testo, il contesto culturale, tutti strumenti sicuramente validi, ecco, per una buona e corretta ermeneutica, quindi interpretazione corretta del testo. Ecco che noi abbiamo la chiave di comprensione del testo sacro nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Gesù Cristo è la nostra ermeneutica. Mi sto accorgendo col passare del tempo che più comprendiamo il testo in maniera cristocentrica, più noi ci avviciniamo al reale scopo per il quale noi abbiamo tra le mani la possibilità di ascoltare la viva voce di Dio per mezzo di Cristo e applicata, illuminata nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Pertanto il nostro approccio non può che essere cristocentrico, non può che non prescindere da quello che è il mistero della persona di Cristo, e ogni cosa incomincia ad assumere la giusta posizione, la giusta logica, perché è il disegno di Dio di per se stesso salvifico, in quanto le scritture ci sono state date per uno scopo ben preciso, per conoscere Cristo, e in Cristo soltanto infatti vi è la salvezza dell'umanità intera. Quindi la nostra ermeneutica non può che essere Gesù Cristo. Ogni altro tipo di approccio che prescinde da questo elemento essenziale, preponderante, fondamentale, di per se stesso si aliena dalla giusta esegesi, dalla giusta interpretazione. Perciò noi soltanto in Cristo possiamo comprendere tutta la rivelazione che ci è stata donata, perché tutto fu formato per mezzo di Cristo, in Cristo e in vista di Cristo, e in Lui noi siamo nel cuore del Padre.